Ci siamo, è arrivato l'appuntamento con la rubrica Economia, quindi ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel nello spazio del telegiornale. Ospitiamo il direttore generale Antonio Marino, ben trovato direttore. Buongiorno a voi. Allora, oggi mi piacerebbe parlare di questo articolo che è uscito sulla Repubblica, direttore, dove hai fatto, diciamo così, un intervento generale sulla situazione economica, ma soprattutto su quella che è la realtà della BCC di Acquara con 16 filiali e tanto altro. Ci vuoi descrivere in generale, insomma, gli argomenti trattati in breve? Sì, ieri su Repubblica edizione Napoli, quindi Campana, è stata data la possibilità di fare una presentazione della nostra banca e l'abbiamo fatto volentieri. Io ho avuto modo di dire che i risultati che abbiamo raggiunto per somme capi, ma è stata anche l'occasione per spiegare effettivamente come la riforma delle banche di credito cooperativo andata a regime il 1 gennaio del 2019, ci sta snaturando un po', nel senso che ci sta facendo cambiare pelle anche senza che ce ne accorgiamo. Siamo diventate banche più attente all'utile, al guadagno, e mentre prima eravamo un po' più attente alle iniziative locali, alla mutualità. E la preoccupazione nostra è che, insomma, non riusciremo più forse a coltivare relazioni in zona come facevamo un tempo, perché oggi le capogruppo, la riforma, cioè, ci spingono a diventare più grossi, nel senso a fare più fusioni, a fare cose. Quindi questo, come devo dire, questo dinamismo non verso la clientela, ma ci chiedono un maggiore dinamismo nel senso di fare fusioni. Direttore, Fusioni. però perdonami, tu l'avevi già previsto. Io mi ricordo Ma negli questo incontri. abbiamo sempre detto che era, sì, era un vulnus per noi. Insomma, Sì. noi siamo banche locali e quindi ci occupiamo delle cose locali, anche in un ampio se volete. Però comunque non dobbiamo perdere il contatto con la nostra realtà, altrimenti è la fine. Io vedo certe sere in televisione, sulla Rai, per esempio, questa pubblicità della Viper di uno, quando dice che loro parlano il linguaggio dei propri clienti, cioè che è un modo come proporsi in campo localistico, nel senso che noi siamo una banca che parliamo la lingua delle città dove andiamo, no? Noi ce l'abbiamo nel DNA questa possibilità, e invece stiamo cercando di crescere a dismisura, perché i messaggi che arrivano dall'alto sono quelli che tu come banca conti se hai i numeri più grossi. Noi diciamo che la banca si distingue non dalle dimensioni, ma dalla qualità. L'importante è avere i conti a posto, insomma. Però devo dire che non siamo solo noi, oggi importanti studiosi la pensano allo stesso modo, a cominciare dal professore Zamagni, Capriglione, sono in tanti che la pensano come noi, insomma, ecco, e che è giusto continuare a fare le casse rurali come un tempo. Ecco, direttore, possiamo affrontare anche il discorso dell'ultima filiale inaugurata dalla BCC di Acquara e precisamente quella di Agropoli, per capire, anche se è passato poco tempo, per capire già qual è l'andamento, insomma, e diciamo il riscontro anche della clientela. Su quella pagina di Repubblica di ieri c'era anche la foto del taglio del nastro della filiale di Agropoli, l'ultima arrivata in casa BCC. Devo dire che è passato dall'8 febbraio ad oggi, siamo quasi 2 mesi, insomma, no? 2 mesi in cui devo dire che è stata la possibilità di farci conoscere, di cominciare ad entrare in una comunità nuova, anche se eravamo già presenti tramite la filiale di Capaccio, però devo dire che i risultati sono soddisfacenti. Abbiamo già fatto una buona raccolta, cioè cominciamo a ingranare anche con le pratiche di Fido, però tenete presente che il grosso della clientela era già incardinata presso la filiale di Capaccio, per cui adesso fare questo spostamento lo faremo nel tempo, insomma, no?
Però devo dire che i ragazzi che stanno là, abbiamo tre persone, tre bravi ragazzi che ci dicono ogni giorno che sono soddisfatti del lavoro che ogni giorno fanno. Non sono mai soli là, ecco, questo è già una gran cosa, questo mi pone bene. Poi io dico sempre, questo anche agganciandomi a quello che dicevo prima a proposito della riforma, che noi eravamo banche, lo dico per semplificare, non è forse il top, ma è un modo per semplificare, noi eravamo banche abituate a fare più volentieri 10 mutui da 10.000 euro l'uno e non uno da 100.000. Oggi con questa riforma, con la capogruppo, eccetera, cioè, senza che ce ne accorgiamo, però cominciamo a proporci più per un mutuo di 100.000 che non per 10 da 10.000. E questa è la cosa che ci preoccupa. Noi vorremmo essere le banche da 10 mutui da 10.000, insomma, no? Che è più, non è più confacente a noi, è più confacente al nostro tessuto economico, ecco, sarebbe una cosa da salvaguardare. Dico, semplificare, non è che vogliamo fare solo mutui da 10.000 euro, insomma, è un modo per semplificare un concetto che a noi sta molto a cuore. È chiaro. Un'ultima domanda riguarda invece l'ampliamento di casa BCC Aquara. Ci sono in programma nuove filiali nella testa del direttore? Diciamoci la verità, nonostante la pandemia, questo poi c'è. Assolutamente, in questo particolare momento, proprio pensare a noi sportelli è un suicidio, detto francamente. Però, dato che noi siamo presenti in molti comuni grandicelli, no? Dove senza fare nuove sportelle ci possiamo impegnare di più in quei comunità per saturare e raccogliere quanto più utenza possibile, perché non riusciremo mai a prendere tutta l'utenza di una comunità, no? Quindi è meglio utilizzare le nostre energie per crescere dove già ci siamo e non per fare nuove sportelle, che purtroppo abbiamo visto che hanno un costo sempre maggiore. Gli sportelli costano. Quindi da oggi in poi dobbiamo stare attenti sui costi aziendali, compresi gli sportelli, perché poi oggi con questa pandemia, in questa situazione economica, raggiungere il punto di equilibrio economico del nuovo sportello ci vuole più tempo di quanto ci voleva un tempo. Allora, oggi dobbiamo solo sperare che questa pandemia se ne vada presto e dobbiamo sperare che ci sarà questa ripresa, perché ci sarà, perché abbiamo visto quanto sono cresciuti i depositi dei clienti. Noi, una piccola banca, abbiamo visto crescere in un anno la raccolta, cioè i depositi, di oltre 60 milioni. E in questi 3 mesi del 2021 stanno crescendo ancora. Quindi sono tutte risorse parcheggiate là, e poi quando l'orizzonte si schiuderà, diciamo, sprigioneranno energie economiche notevoli. E questa è la nostra speranza e il nostro augurio. Molto bene, e mi piace terminare con questa speranza e questo augurio, perché ecco, ci dà la possibilità di andare avanti guardando il futuro con un colore, ecco, molto molto positivo. Grazie direttore, dunque, e ci vediamo la settimana prossima. Benissimo, arrivederci.